ci attende un match tutto da vivere, due squadre pronte a darci battaglia, a regalare spettacolo, non cambiate canale. Un saluto dal vostro Pierluigi Pardo, con me oggi in postazione c'è Stefano Nava per commentare insieme questa sfida. Ben trovato Pier, non vedo l'ora che l'arbitro dia il via alla gara, sono sicuro che ci divertiremo. Stefano, che ne pensi della squadra ospite? Questa formazione era data come possibile candidata al titolo a inizio stagione, finora ha tenuto fede ai pronostici. Manca ancora molto al termine, se continuano così potranno certamente dire la loro per la vittoria finale. Oggi vedremo se la sconfitta rimediata nell'ultima trasferta è stato un semplice passaggio a vuoto o se c'è dell'altro. Li vedo favoriti per questa sfida, Pierluigi, anche se vengono da una sconfitta per 2-1. Ecco la formazione della squadra di casa. 4-4-2 per loro oggi, evidentemente l'allenatore non vuole scoprirsi troppo, non vuole prestare il fianco alle ripartenze avversarie. Credo sia il modulo che dà più garanzie sia in fase di copertura sia quando c'è da attaccare. Chiaramente poi le cose possono cambiare in base all'andamento del match. Questo è l'11 della squadra ospite. Partono col 4-5-1 che però può diventare anche 4-3-3. Il piano tattico sembrerebbe questo, Pier. È così, deve averla preparata. Thank you. Enjoy the game. Sono intervenuti a rafforzare il centrocampo con un giocatore che può essere utile e può essere prezioso. Che cosa possiamo aspettarci da lui, Stefano? Le aspettative sui neoacquisti sono sempre molto alte, spesso anche troppo, col rischio di bruciarli prima ancora che possano mettere in mostra tutte le loro qualità. Il tecnico ha insistito per averlo, vuol dire che si fida ciecamente di lui. Comincia così la partita. Martin riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Zito. Vantaggio dunque, si gioca. Bravo l'arbitro qui. Ci sono metri a disposizione. Prova a far partire il tiro. Si rifugia in palo laterale per sfuggire al pressing. Rimessa con le mani da buona posizione. Gara che si disputa sotto la pioggia e questo può in qualche modo condizionare le scelte dei due allenatori. Terreno bagnato potrebbe creare dei problemi alle due squadre, dovranno trovare in fretta le giuste contromisure. Cerca la porta. Tentativo sventato senza problemi dal portiere. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Si avvicina all'area. Pallone profondo, pericoloso. Ha spazio, prova. Apre di testa. Ottimo il dive, vai. Buona l'idea qui. Punta l'area. Sprecano la ripartenza. Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio. Palo, attenzione però, è ancora buona.
Occhio al suo movimento. Occhio al cross. Si salva di pugno. Può girare il pallone. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Lo ferma, ma non controlla. E c'è il tiro. Palla ribattuta, ma non è finita. L'arbitro fa cenno di proseguire, c'è qualche dubbio. Da rivedere. Tocco dentro. Palla spazzata via. Si abbassa per ricevere il pallone. Guadagna metri verso l'area. Martin cerca la rete. Pallone che ha superato la linea, sarà rimessa dal fondo. Nessun dubbio qui, dopo il vantaggio arriva il cartellino giallo. L'azione è proseguita per il vantaggio, ma il fallo era troppo brutto per poterlo ignorare. L'extra time sarà di 2 minuti. Martin. E si chiude qui il primo tempo. 0-0 alla fine dei primi 45. In questa prima metà di gara nessuna delle due squadre è riuscita a prevalere. Questo match potrebbe essere deciso da un episodio, una giocata individuale. Comincia la seconda frazione di gara. Occhio, cerca l'area di rigore. Fallo sciocco che concede una punizione davvero invitata. Punizione da posizione decisamente invitante. Sei d'accordo con Rosso, Stefano? A termini di regolamento ci stava. Dovranno fare ancora più attenzione adesso. Direttore di gara che ferma giustamente il gioco. Questa è un'entrata nettamente fallosa in scivolata. Il replay, come vedete, evidenzia l'intervento falloso in scivolata. Deve frenare la sua irruenza. Occhio al tiro. Conclusione che non crea problemi al portiere. Punizione calciata davvero male, ma che brutta cosa. Sembrava la sua mattonella e evidentemente mi sbagliavo. Zito recupera palla intercettando bene il pallone. Barça che spazza via le voci sul suo ultimo acquisto, con l'ufficialità ha raggiunto l'intesa con il giocatore e con il suo ex club. È sicuramente un buon giocatore che credo avrà un gro... La respinta di pugno. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Si avvicina all'area. Punta la porta.
prova la botta. Portiere chiamato in causa qui, direi non troppo difficile. Guadagna metri. Spazio per il traversone. Attenzione, pericolo. Traversa, pallone ancora in gioco. Ci sono metri a disposizione. Buona l'idea qui. Non può sbagliare da lì. Palla che finisce sul palo, rimbalza, attenzione, pericolo. Palla che finisce in out. Ci sarà dunque una sostituzione. Zito. Palla in fallo laterale. Punta l'area, ha spazio per andare, palla vagante, c'è la touche, si riparte. Con la rimessa laterale. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. C'è spazio per andare. C'è spazio per il cross. Lo salta di netto. Non un granché qui, la girata di testa, voler essere buoni. L'impressione è che l'abbia impattata con la parte alta della testa, non con la fronte. Ne è uscita fuori una conclusione inguardabile. Chiude bene il triangolo. Guadagna metri verso l'area. Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio. Partita che sembrava destinata allo 0-0 e invece il gol è arrivato. Mi aspetto una partita diversa ora, giocata più a viso aperto, quantomeno dalla formazione in svantaggio. Si potrebbero aprire spazi invitanti per gli avversari in contropiede. Un risultato davvero inaspettato fin qui, Stefano. Tutti li davano per sicuri perdenti e ora sono addirittura in vantaggio. Possiamo apprezzare meglio il gol, visto anche da un'altra prospettiva. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Occhio al suo movimento, ha spazio per... Occhio alla botta, prova la conclusione senza trovare lo specchio. Abbastanza inevitabile, ha voluto tentare il tiro anche se la palla era sul piede sbagliato. L'allenatore sembra un leone in gabbia, non si dà pace per l'occasione appena sprecata che avrebbe potuto fruttare il pareggio. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta.
Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Si avvicina all'area. Occhio che guadagna metri. Occhio al tiro. Intervento strepitoso del portiere che salva il risultato. Una può riportarla in parità. Aumenta ancora l'intensità della spinta dei tifosi di casa che vogliono trovare subito il gol. Comodamente recupera il pallone. Ci saranno da recuperare 3 minuti, come mostra la lavagna del quarto uomo. Match che finisce qui. Una partita veramente divertente, Stefano, nonostante il tempo non fosse dei migliori. Sì, nonostante il tempo. Abbiamo visto una partita davvero divertente. Una partita di grande sostanza, la sua di oggi, per uscire dal campo certamente soddisfatto. I legni della porta gli hanno negato la gioia della doppietta personale, ma si è rifatto ampiamente, segnando il gol decisivo che ha dato la vittoria alla sua squadra.